si intitola Al di là dell'orizzonte, la raccolta di poesie di Emilia Maria Di Federico, scelta dal critico d'arte Massimo Pasqualone per far parte della collana dell'Istituto per lo studio, il recupero e la valorizzazione del dialetto abruzzese e delle lingue minoritarie in Italia di Destinazione Arte. 8 volumi che spaziano dalla poesia alla saggistica, ponendo particolare attenzione ai poeti abruzzesi. Per la presentazione del libro, nato dalle emozioni quotidiane che raccontano brevi ma intensi momenti di vita vissuta, Maria Di Federico ha scelto le radici della sua infanzia, il castello di Semivicoli a Casa Canditella, luogo d'origine dei suoi genitori. Ma dove sei? Non sento i tuoi sussurri accarezzare il mio cuore questa sera? Mi stai forse abbandonando? O sono io che abbandono te? No, che questo non succeda mai. Quanti bei momenti abbiamo trascorso assieme alla luce della fiamma del focolare ispiratore. Tu, regina della mia solitudine, hai regalato alla penna dell'animo parole indelebili. Possa la nostra unione navigare oltre il tempo, al di là dell'orizzonte, ove i cuori assetati d'amore ne attendono il delicato sapore.